Siamo prossimi al Natale. Noi festeggiamo il Natale storico. Secondo la tradizione, Gesù, il figlio di Dio fatto uomo, sarebbe nato il 25 di dicembre. Però il Natale non si deve celebrare solo il 25 di dicembre, ma ogni giorno. Perché il Signore viene da me e da voi ogni giorno, perché è il compagno che si accosta a noi, fa il nostro stesso percorso esistenziale, perché è il nostro sostegno, è la nostra guida, ci orienta al Padre, aiutato anche dalla Madre Sua, dal nostro Angelo Custode. È una compagnia di persone che ci segue ovunque, di giorno e di notte, che rende prezioso il nostro lavoro, ogni nostro impegno, ogni nostra parola, se è detta sapientemente, perché la vita di una persona è estremamente importante. E Dio vuole che noi, sue creature, suoi figli, perché battezzati, siamo delle persone che compiono bene il loro dovere. Chi ama vuole sempre che la persona amata sia dignitosa, sia onesta, compia appieno il proprio dovere, perché solo così non solo è presentabile, ma è degna di essere accolta, ascoltata, amata. Poi c'è il Natale conclusivo della nostra vita, quando il Signore verrà nella sua gloria a portarci con sé. Speriamo, confidiamo di essere pronti. Ma se noi abbiamo festeggiato il Figlio di Dio nel giorno della sua nascita a questo mondo, e ancor più l'abbiamo festeggiato, l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo seguito ogni giorno della nostra vita, e allora siamo certi che quando verrà per portarci nella sua gloria non ci troverà immeritevoli. E allora, facendo gli auguri di Natale, io penso, mentre dico la parola augurio, penso tutto quello che fin qui ho detto, cioè che tu possa veramente gioire della nascita al mondo del nostro Salvatore. Gesù vuol dire Salvatore, e l'angelo parlò anche di Emanuele, due i nomi, ma Emanuele vuol dire Dio con noi, ma questo Dio con noi è con noi perché vuol salvarci. Allora ecco i due nomi, Emanuele, Dio che scende in mezzo a noi. Gesù scende in mezzo a noi con una prospettiva, un progetto ben preciso, che è quello di darci la salvezza, che è la sua gloria. E allora io, cari amici, vi auguro questo giorno di Natale che sia veramente in ordine alla vostra salvezza. Cari amici, cari collaboratori, cari conoscenti, a cominciare dal mio vescovo, ai miei confratelli, a tutte le persone che conosco, le quali debbo moltissimo, sia che mi abbiano trattato bene, sia che mi abbiano trattato male, perché nel mio primo caso mi hanno dato consolazione, nel secondo caso mi hanno dato l'opportunità di perdonarli, che è l'atteggiamento umano più voluto dal Signore, ed è quindi un atteggiamento umano che è tutto quanto sostenuto da una grazia divina. Vi saluto tutti.